Dopo qualche rinvio per il maltempo, finalmente ce l'avete fatta. Oggi una bella giornata per questa manifestazione che è sempre importante per voi. Sì, certamente, ma non solo per noi, direi soprattutto per i nostri bambini, perché aspettano con ansia di poter volare, per cui i ritardi purtroppo incidono sul loro stato d'animo. Oggi siamo veramente contenti perché abbiamo 35 bambini che sono seguiti dall'UGI di Ivrea, Unione Genitori Italiani, e sono del reparto oncologico dell'ospedale di Ivrea. Voi come attività riproponete ciclicamente questa iniziativa, però avete anche molte altre iniziative. Sì, esatto, noi siamo innanzitutto un'associazione di protezione civile, noi voliamo per conto della Regione Piemonte, per la quale facciamo sorveglianza aerea del territorio, e voliamo per conto della Protezione Civile Nazionale, Dipartimento di Protezione Civile, dove facciamo appunto interventi a seguito di eventi catastrofici. Voi avete dei mezzi, questi sono aerei che riescono a decollare in spazi molto stretti. Sì, hanno il grosso vantaggio che possono decollare e atterrare anche in spazi molto stretti. Noi attualmente abbiamo una flotta di 5 aerei da 4 fino a 10 posti che possono essere utilizzati per vari tipologie di intervento. È la passione che vi muove soprattutto? Sì, sono loro che ci danno la carica, perché questi bambini veramente sono bambini eccezionali per quello che devono sopportare. Le famiglie hanno veramente, vediamo che con queste attività riescono a fare veramente, gli diamo un po' di gioia. Ecco. Ti chiami? Giulia. È la prima volta che voli? No. No? E ti è piaciuto? Sì, tanto. E dove ti ha portato il pilota oggi? Quasi fino a casa mia. Quasi fino a casa tua? Sì. E com'è volare? Bellissimo. Bellissimo. Vuoi diventare pilota anche tu? Sì. Sì? Ci sono i piloti che volano, ci sono gli aerei, ma ci siete voi, piccoli aviatori che a terra organizzate tutto. Oggi per voi è una giornata intensa. Sì, è una giornata iniziata molto presto stamattina. La nostra attività si focalizza sull'organizzazione della giornata. Partiamo dal momento dell'accoglienza, in cui i bambini vengono registrati, e poi accompagniamo i bambini durante tutto l'arco della giornata nei vari stand. Ad esempio oggi si occuperanno di realizzare degli aeroplanini, oppure di giocare con il trucca bimbi o con i clown. È fondamentale in queste giornate avere anche qualcuno a terra che li segue. Noi cerchiamo di dare un aiuto e di far passare una giornata diversa ai bambini in questa maniera, standoli più vicino possibile. Loro gli aerei cominciano a conoscerli da terra, abbiamo visto che li colorano, li montano, quindi è una giornata intera dedicata all'aria, dove però è a terra che si impara a volare. Certo, assolutamente, a terra si impara che è possibile costruire un aereo oltre a poterci volare sopra, ma soprattutto quello che speriamo è che a loro passi il messaggio che deve essere una giornata di gioco, di divertimento, di svago da quelle che sono forse dei momenti un po' più forti, un po' più duri da affrontare quotidianamente. Quindi oggi devono pensare soltanto a volare e a divertirsi. Per l'Unione Genitori Italiani queste giornate sono importanti, perché i bambini qui passano una giornata che per loro vale davvero tanto. Sì, noi è già il secondo anno che ripetiamo questa esperienza, e grazie appunto ai Falchi di Daffi, che sono questa associazione che ci ha insomma offerto, dato questa opportunità, e con l'aiuto dei Lions di Ivrea che ci supportano sempre per l'organizzazione. L'anno scorso siamo rimasti soddisfattissimi perché i bambini erano entusiasti, e proprio regalargli una giornata di gioia fuori dall'ospedale, fuori insomma dalla loro vita, che non è stata particolarmente facile, ecco, in questo periodo. E oltretutto il tempo oggi ci aiuta, quindi oltre al volo ci saranno anche attività appunto tipo didattiche, ludiche, per cui sarà una bella giornata da trascorrere insieme. Non è l'unica iniziativa per voi, voi fate molte iniziative per i vostri bambini. Sì, dunque, beh, l'UGI è un'associazione nata a Regina Margherita di Torino, e dal 2004 opera anche presso la pediatria dell'ospedale di Ivrea, dove siamo presenti con i nostri volontari che tutti i giorni vanno a dare assistenza a bambini, ma soprattutto anche ai genitori, e quindi diciamo che quella è la nostra attività principale. Oltretutto noi però supportiamo le famiglie in caso di difficoltà.
necessità, diciamo, anche economiche. Aiutiamo la pediatria nella raccolta di fondi, abbiamo acquistato dei macchinari, abbiamo acquistato dei mobili, dei libri, dei giochi, insomma tutto quello che può servire dove non arriva l'ASL, ecco, a volte interveniamo noi. E quindi è per questo che noi organizziamo anche manifestazioni per raccogliere fondi che sono appunto destinati ad aiutare non solo i bambini oncologici ad Ivrea, ma un po' tutta la pediatria, perché noi non abbiamo un reparto di oncologia pediatrica di Ivrea e quindi diciamo che sono fondi destinati alla pediatria di Ivrea.